Amiche e amici di Roma 1, buon pomeriggio, ben trovati in diretta, lunedì 13 luglio, siamo ancora qua come avevamo annunciato già la settimana scorsa, un contrordine perché prima in realtà avevamo fissato, diciamo così, lo stop delle vacanze, insomma estivo più, insomma, più prima, ecco, invece adesso lo abbiamo fissato più avanti, quindi saremo ancora insieme due settimane con me, con Ileana Linari naturalmente, il giovedì e il venerdì e il mercoledì insieme a Foro Romano, e ve lo dico subito per chi ci aspettava, insomma si aspettava Foro Romano mercoledì scorso, per un problema tecnico siamo stati costretti a rimandare la puntata, quindi mercoledì 15, dopodomani, parleremo proprio del settimo municipio, ma attenzione perché oggi sicuramente invece parleremo del sesto. Il presidente Scipioni è venuto in trasmissione qui a rispondere ai telespettatori pochi giorni fa, due settimane fa se non sbaglio, a rispondere anche agli oppositori. In questo lasso di tempo è cambiato molto perché il Partito Democratico, o meglio il commissario del Partito Democratico Romano, cioè Matteo Orfini, ha detto che appunto Scipioni si deve dimettere. Sarebbe il secondo municipio che cade, visto che quello del decimo, insomma di Ostia, Cilia e dintorni, è caduto già da tempo a marzo, dopo che il presidente si era dimesso e poi a quel punto successivamente è stato purtroppo anche indagato ed arrestato per la vicenda di Mafia Capitale. Tra l'altro lì ci fu un passaggio che ancora non è stato chiarito, secondo me almeno, ma secondo pure altri, perché la mattina Orfini era in conferenza stampa con Tassone a chiedere al sindaco di appoggiare il loro presidente, perché sempre di eletti del PD parliamo, la sera Tassone lo avevano sfiduciato e mandato a casa, e oggi c'è ancora chi continua a dire che il PD ha mandato a casa Tassone e non la magistratura. Non ci risulta che sia così in realtà, anzi forse un domani la storia chiarirà, ripeto, quello che è successo nel municipio decimo. Ma adesso parliamo del sesto, perché da quello che io ho capito e anche da quello che ho letto stamattina dalle agenzie, mi sembra che Scipioni non abbia intenzione di cedere a questo, adesso non voglio chiamarlo, non so se è giusto chiamarlo diktat, comunque a questa richiesta, ecco, fatta con molta forza dal suo commissario, in questo caso che è appunto Orfini. Stamattina Scipioni ha fatto una conferenza, attenzione perché poi vi faremo vedere altri contributi, vi farò vedere una clip del sindaco Marino che ieri sera si è rivolto ai romani, ma in particolare ai cittadini ancora del decimo municipio, poi vorremmo parlare di Camion Bar e poi abbiamo anche tanti telespettatori che aspettano di intervenire, anzi oggi vi chiedo proprio di farlo, chiamate già da ora per dire che ne pensate delle richieste di missioni del presidente Scipioni nel sesto municipio, e se volete anche che ne pensate, al di là di tutti i motivi per cui potete chiamare, del fatto invece di questa clip che vedrete tra poco di Marino che si rivolge ad Ostia dicendo stiamo cambiando tutto, diventerà l'esempio per la città e per il paese addirittura Ostia. Ci arriveremo. Adesso abbiamo al telefono proprio Marco Scipioni e lo ringrazio di questa disponibilità. Buon pomeriggio presidente. Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti. La devo chiamare ancora presidente o devo chiamarla in un altro modo, presidente dimissionario? No, sono ancora presidente perché la mia maggioranza ancora mi sostiene, quindi finché avrò il sostegno della mia maggioranza coprirò il ruolo. Quando la mia maggioranza non mi sosterrà più, chiaramente io non intendo occupare poltrone. Ecco, lei oggi ha dichiarato non questo. Non sono un politico di professione. Lei, beh, questo ce l'ha detto tante volte, dice non sono un politico di professione, però no, lei ha detto non mi dimetto finché non me lo chiede, esatto, la mia maggioranza, che significa quindi non solo i suoi colleghi del PD, anche di altri partiti nel sesto. Certo, senza dubbio, coloro che appoggiano la mia maggioranza, i socialisti e la lista civica. Oggi ho fatto una conferenza stampa perché io ho preso le mie dimissioni soltanto per diciamo tramite stampa, sempre senza nessun motivo valido, nessuno ha potuto parlare con noi, e quindi a questo punto io ho fatto una conferenza stampa, ho portato le carte dell'unica cosa che leggiamo dai giornali, un'iniziativa su un sito dell'università dove non ci sono risorse pubbliche, dove la gente non paga nulla e c'è un solo contraente. Aspetti un attimo, ora ci arriviamo Scipioni, un attimo solo, chiedo alla regia. Prego. E li ringrazio naturalmente, se è possibile alzare un filino, ritorno di Scipioni. Arrivo subito
a Roma Summer Festival, che credo sia uno degli elementi che sì, hanno portato. È l'unico elemento che loro stanno... Aspetti, stanno, no, però Presidente, dato. Voglio darle modo di ribadire due cose a chi ci segue, sì, poi magari noi sappiamo sì. più cose, siamo sì. più addetti ai lavori, però chi segue sì. da casa vuole un attimo, no, forse è pure abbastanza disorientato, visto che lei è stato sì. votato un paio d'anni fa. Lei ha detto sì. oggi che scriverà a Renzi perché Orfini non l'ha mai voluta incontrare, ma è possibile no. che il commissario romano, Roma su Roma, non è che Scipioni sta a Genova, cioè come mai non l'hanno mai ricevuta? Ha detto che non ha tempo. Come non ha tempo? Cioè il commissario ecco, romano risposto, chiede a un presidente democraticamente esatto. eletto di andarsene di a casa... Di 360.000 persone. Ma è vero, cioè lei, vabbè, non posso chiederle se lei mente, ma insomma è così, perché? Perché non l'hanno non mai voluta incontrare? Questa è la domanda che mi sono fatto, però hanno chiamato singolarmente i consiglieri per darmi la sfiducia. E anche a loro non hanno dato nessuna iniziativa, solo un diktat, come lei ha detto, o votate la sfiducia o noi vi cacciamo via dal partito. Punto. Cioè, qualora non vorrà dare seguito alla nostra richiesta, chiederemo al Partito Democratico di presentare la mozione di sfiducia, ha detto questo Orfini, no? E esatto. poi dice altrimenti, poi successivamente ha detto spero chi che... chi non la vota lo cacciamo via. Ecco, se Scipioni non farà un gesto di responsabilità, rimane nel partito solo chi accoglie quella richiesta. Responsabilità rispetto a che cosa, se non mi sono state date guardi, ho portato un caso eclatante. Il mio vicepresidente, assessore anche al commercio, che hanno fatto dimettere l'altro ieri, e il lacrime è venuto a dire a tutta la maggioranza, lui purtroppo ubbidiva agli ordini di partito, è l'attuale responsabile della festa dell'unità. Se ci fosse un'opacità sulla mia cosa, sulla mia gestione, no? Perché prendere il mio vicepresidente assessore al bilancio e al commercio e farlo responsabile della festa dell'unità? È il mio vicepresidente, no? No, aspetti, io se sono domande che spero che i telespettatori comprendano, a cui comprendono. Giustamente poi hanno fatto un daranno bataglio, una risposta. Hanno fatto un bataglio pubblicitario, addirittura mettendo Roma Capitale. Noi siamo gli unici che non ha una riga su Roma Capitale. Siamo gli unici che non hanno nessun cioè lei dice quello. Aspetti, Presidente, mi segua un prego, attimo, prego, perché io voglio far capire. Guardi, io voglio dirle ai telespettatori. Io sono qui per questo. Ecco, io voglio dire ai telespettatori, non sto prendendo le parti di nessuno, spero questo sia chiaro. È evidente che però constatiamo delle cose. Da una parte, certo, i presidenti di municipio li abbiamo ospitati per tanti anni, continueremo a farlo, quindi, ma non è che questo sia motivo di faziosità. Io prendo atto che nel i due municipi più grandi di Roma, governati, quello del decimo, come tutti gli altri, da un uomo del PD, Tassone, se n'è andato a casa, di fatto il potere è finito tutto nelle mani di due uomini, no? Orfini e il senatore Esposito. Ma quest'altro vede, Tassone, è il Tassone municipio ancora più grande, no? Sì, ma, proprio vede, più esteso. Ma lei mi deve dire, Scipioni, lei deve dire ai telespettatori, scusi, perché prego. Succede questo? Cioè, perché qui allora, sembra assurdo. Dico, lei ha fatto. Perché succede questo? Se mi lasciate rispondere, forse sì. Lei già ha fatto un'operazione anche adesso giornalistica, dove dice Ostia, noi con Ostia non abbiamo niente a che vedere, l'ha detto Gabrielli, sì. non io, e non abbiamo un'intercettazione, una di un rigo sui nostri uomini che stanno qui, compreso il sottoscritto. Secondo, non abbiamo avuto mai un sovvenzionamento da Burti né da altri. Quindi questo modo di giornalisticamente di unire queste cose, noi abbiamo soltanto una cosa in comune. No, no, io siamo, non la volevo associare, Presidente, secondo, tutt'altro. Io volevo dire che là si è capito perché. Appunto, allora dato che questa operazione l'hanno fatta giornalisticamente, guarda caso adesso non ha chiesto dimissioni, viene all'interno del mio partito. Questa operazione dilatoria che io ho molte volte detto all'interno della sua trasmissione, fatta all'interno del PD, perché nel mio territorio ci sono molti interessi che noi abbiamo stroncato, che le ho portati poi oggetto di campagna elettorale, quindi cosa nota a tutti. Su questo chiaramente è partita una campagna diffamatoria fin dal primo giorno, che purtroppo giornali di testata nazionale se ne sono fatti carico, perché ormai la connivenza tra due questioni è abbastanza chiaro. Però è gravissimo quello che dice, cioè voglio dire, qua c'è un partito che si prende l'arbitrio di cacciare un suo eletto per poi magari lasciare, no, in balia di un commissario. Vedi per esempio ad Ostia si dice che si voterà tra due anni, no? Democrazia sospesa, una cosa appunto. Pazzesca. Però là dice, c'è la mafia, questo ormai è il refren, no? Come guardi, se a Roma invece mafia capitale.
questa cosa che passa, noi non abbiamo niente a che vedere con ma perché ci finisce anche volta, lei? Quindi lei perché ci finisce? Per una logica io prettamente di partito. Lei mi deve far parlare, perché se no lei lancia i messaggi. Io non sono in nessuna intercettazione con Ostia, non sto in Mafia Capitale. L'ho capito, Presidente, non ho detto allora, questo. Perché continua a parlarmi di Ostia, scusi? Lei perché sto facendo un parallelismo dove c'è un partito che ha perso un presidente perché è stato pure poi arrestato. Ma ne vuol perdere un altro perché glielo sta imponendo. È chiaro che è diverso. Glielo sta imponendo perché noi siamo l'unico territorio che si è innovato politicamente e non abbiamo padrini, come glielo devo dire? Noi siamo l'unico territorio che ha fatto un cambiamento a 360 gradi, abbiamo cambiato tutti gli uomini, il 90% dei miei consiglieri sono nuovi. Ma lei sta dicendo che Orfini allora difende dei padrini, Io non dico niente, io parlo di me, io dico che io non ho padrini, ha capito? Io non ho padrini, questo sto dicendo, e i miei consiglieri sono tutti nuovi, il 90%. Così la giunta non hanno mai avuto un'esperienza politica e hanno portato tutti loro stato giuridico quando si sono presentati. Gli ho chiesto gli incarichi pendenti. Immagini un po'. Quindi qua se c'è qualcosa lo tirassero fuori, altrimenti solo summer, come viene chiamato, dove non ci sono soldi, non c'è niente. È una grossa buca, facciamolo vedere un attimo mentale. Le immagini del Roma Summer Festival. Però lei chiede Scipioni, lei chiede un incontro a Renzi, ma Orfini l'ha mandato Renzi? C'è un po' un cortocircuito. Io non credo che Renzi sappia tutte le cose che fa Orfini, questa è la mia opinione. Non credo che Orfini voglia liquidare una realtà nuova per la prima volta dopo 30 anni. Dico Renzi in maniera nuova, che non risponde a logiche, diciamo così, di correnti, perché noi non apparteniamo a nessuna corrente. Poi considero una cosa, che io al Nazareno, in tempi non sospetti, ho difeso il sindaco Marina, ho detto che c'era da cambiare dentro al PD e non a cosa. Sono stato l'unico a condannare la situazione dei cosi, anche nella sua trasmissione, tutta la storia di coloro che vengono dai paesi stranieri, degli emigranti. Si ricorda la polemica, io fui il primo a denunciare gli emigranti, perché la prefettura li manda tutti qua? Forse perché gli immobili. Ma allora lei è diventato scomodo, certo. Oppure vogliono mettere qualcun altro al suo posto? Cioè perché Scipioni è diventato così scomodo? Questo è quello che lei dice. Io ho fatto la campagna elettorale verso chi aveva la rendita politica su questi territori, non facendo sconti a nessuno, compresi gli uomini del mio partito. La persona che più mi attacca si chiama Fabrizio Scorsoni, è stata eletta a Ostia e sta al nazionale, del Partito Democratico. E Scorsoni ha la forza di convincere Orfini, in pratica? Ma io non lo so, chi abita a Torbella Monaca, che è stata eletta a Ostia, le immagini che situazione, aveva portato un partito al 17%, con noi è tornata a vincere, avere una speranza. Questo io però ho cambiato tutto. Allora lei è troppo indipendente, è questo il punto? Cioè lei no, non ha ascoltato? Sicuramente sono indipendente da logiche di correnti. Questo è un fatto che lo sanno tutti. Non è che ho fatto la mia campagna politica su un vero cambiamento, e l'ho fatto il cambiamento, ha capito? L'ho fatto, e sono anche contro le rendite. Qui ci sono 5 milioni di metri cubi, ci sono cose pazzesche su questo, cioè ci sono discariche, io l'altro ieri ne ho trovata un'altra insieme ai cittadini, a 2,5 metri, l'altra l'avevo fatto già interdire giorni fa. Cioè abbiamo il problema dell'ego distretto, altra questione molto importante che noi abbiamo chiesto chiarimento. Quello di Rocca Cencia, lei dice questa è delicata. Nessuno ci ascolta, ho bloccato una discarica 4 anni fa insieme a tanti cittadini, cioè, ho denunciato un punto vendita di qualità, di cui non è diventato un punto vendita di qualità. Allora lei si sente, oggi lei si sente vittima? Io non so, io sto denunciando le questioni qua. Cioè di un disegno? Di essere vittima. Per me c'è un disegno, ha detto la pagina, c'è un disegno. C'è un disegno, più chiaro, ma non da oggi, da sempre, da quando noi abbiamo iniziato questa battaglia di rinnovamento. Hanno chiuso quando io ho fatto la campagna elettorale, da quando lei ha vinto, lei vuol dire contro tutto e tutti, insomma le sezioni sono state chiuse, io ho fatto la campagna elettorale senza le sezioni del PD, ha capito? Senza le sezioni del PD, e guarda caso quella di cui stava Butti, quella dove stava Butti ha fatto la campagna elettorale contro di me,
Naturalmente se qualcuno vuole intervenire il numero è lì, è 06 59 10 285. Parlo pure di Scorsoni, di Orfini, che ne so, chiunque voglia replicare. Siamo qua. Castelverde, dove c'era Buzzi, ha fatto la campagna elettorale contro di me, non votando Partito Democratico, facendo la campagna contro il Partito Democratico. Fanno adesso tutti questi signori, no, ai garanti, e nessuno li ha mai chiamati in 3 anni. Ma ha visto mai uno che non vota Partito Democratico? Presidente, mi faccia fare ancora 2 domandine che poi la devo salutare. Sì. A parte, io resto anche sconcertato, io, sì, tra tutto, a parte la vicenda. Queste cose non le, guardi, Andrea, queste cose non le ho dette a lei, le ho dette a tutti. Certo. Compreso Rai 1 l'altro giorno. Ma lei deve dirlo ai romani che l'ascoltano, ai cittadini delle torri. L'ho detto a tutto il mondo da 2 anni. Non perché la tendenza a questo potere egemonico dei commissari mi sembra ormai proprio cosa concreta. Però adesso addirittura, insomma, io dico addirittura, ripeto, non per difendere Scipioni che sta dicendo delle cose. Chi vuole dire il contrario, noi siamo aperti per farlo dire a tutti. Ma è un dato di fatto, ripeto, c'è un presidente che se ne dovrebbe andare senza una motivazione chiara. Aspetti, due domande, Scipioni. Roma Summer Festival, lei che responsabilità ha su questa vicenda? Guardi, la responsabilità, la posizione l'ha espressa Stabella, non io, perché ho portato le carte 2 ore dopo che avevo appreso dai giornali questa situazione, come ho scritto. Bene, Stabella ha detto che sotto l'aspetto politico non c'è nessuna responsabilità. Amministrativo, io non sono amministrativo ed è bene che si facciano gli accertamenti. Gli accertamenti li ho chiesti io 12 ore dopo e ho portato le carte, altro effetto, a Stabella, alla Materazzo, al sindaco di Roma. Io le ho portati manualmente, c'ho le carte, e stamattina l'ho data a tutti i giornalisti. Ultima, insomma, la domanda per oggi. Quindi lei dice Sabella stesso che ha detto che io non ho responsabilità. Guardate, è difficile trovare il filo, è difficile trovare il filo. Sabella l'ha scritto, Sabella l'ha detto. Sì, 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 sì. Amministrativa e non politica. Ho capito, ma non sono io che voglio che lei si dimetta, presidente, neanche credo i romani, poi i romani avranno il loro giudizio, si faranno. Io la ringrazio. Io so, posso andare anche a casa, non ha capito, ma nessuno si permetta di infangare l'operato di gente per bene. Noi possiamo andare a casa domani mattina, ma questo teorema che loro fanno è un teorema che non regge. La sconfitta è loro, non è della brava gente che sta battendo per migliorare un territorio che merita molto di più. Noi possiamo andare a casa domani mattina, l'importante è che non veniamo infangati, che si ripristini la legalità e la correttezza. Poi possono fare quello che vogliono, guardi, non c'è nessun problema. Io ho 35 anni di servizio, me ne posso tranquillamente quasi andare in pensione, guardi. Serenamente, lo rispondessero ai cittadini, non a me però, perché noi stiamo parlando dei cittadini, non di casa mia, come qualcuno tenta a volte di far passare questo messaggio di basta Lega con la macchina del fango. Ma che succede ora se la sua se la maggioranza, lei ha detto questo, glielo chiederà, e cioè se tutto il Consiglio glielo chiederà, lei se ne andrà. Certamente. Se non glielo chiederà, non mi sembra che Orfini abbia detto qualcosa di diverso delle ultime ore. Cioè, non lo so, lei non che lo fa? So, va avanti a prescindere, insomma. Io, anzi, se c'è la maggioranza, se la maggioranza non mi sfiducia, certamente, perché se Orfini invece ci dice quello che ha in testa, noi lo rispettiamo e ci andremo, ma vogliamo saperlo perché fino ad oggi non abbiamo saputo niente, abbiamo avuto solo dei diktat. Presidente, io l'ho ascoltata con grande attenzione. Sospenderemo dal partito, sicuramente. Lei si sospenderà dal partito? Ma sicuramente, se le cose stanno così ci sospenderemo, in attesa di un chiarimento magari con Renzi. Cioè lei dice non mi faccio mandare via, io se la maggioranza continua a sostenermi, io e i miei, possiamo dire, i suoi uomini, insomma, del PD, si sospenderanno dal partito. Le persone per bene e corrette. Non però continuando uomini, a governare il sesto municipio. Se ci sono le condizioni, sì, questo è chiaro. Va bene, io la saluto, presidente, la abbraccio, le faccio naturalmente in bocca al lupo, poi vedremo quello che accadrà. Grazie a lei. Arrivederci. Grazie. Cose, ripeto, comunque sia, ecco, sul piano romano mai viste prima, no? Così come non avevamo mai visto, purtroppo, lo dicevo prima, non continuava Scipioni perché al telefono pensava lo associassi a Tassone, a Mafia Capitale, non mi sono mai permesso, facevo però un parallelismo, questo sì, le due aree più popolose, più grandi di Roma, in una Roma dove per tanti anni ci hanno raccontato che i municipi erano fondamentali perché democraticamente eletti, perché il modo migliore per governare la città, di fatto ora un municipio non è più governato, per questo mettevo insieme il decimo e il sesto, e il sesto
a fronte comunque di fatti che anche noi cronisti non abbiamo visto, perché non ci sono stati dati elementi di gravità, no, sull'operato di Scipioni, probabilmente si gioca una partita ancora una volta tutta all'interno del Partito Democratico, e questo lo dico veramente con rammarico, perché mi sembra che ormai questa tendenza sia davvero insomma difficilmente, no, anche comprensibile se non sopportabile dai romani, una partita dove Scipioni dice Orfini non mi ha mai voluto incontrare, ha chiamato gli altri dicendo di farmi cadere. Insomma, tutto questo è un'anomalia, insomma, è anche qualcosa di, ripeto, che allontana, credo, i cittadini, no? Come si fa a pensare che poi questo sia comprensibile, a meno che non si danno delle motivazioni che siano forti, che siano dirette? Altrimenti, a parte mi veniva in mente l'immagine di Orfini e Renzi alla PlayStation, no? Ho risposto stamattina al signore su Facebook che dice: ma come si fa a governare da lontano? La politica ai tempi della PlayStation. Insomma, questo sta, Scipioni sta alle Torri, a Torbella Monaca, non è che dal centro di Roma, no, dove credo viva Orfini, sia distante, ma dice non voglio incontrare. Perché, ora, poi forse uscirà qualcosa, io non glielo auguro, però in questi casi si dice, ma poi vedrai elementi che lo portino nell'alveo di Mafia Capitale, non sussistono. Si è parlato di altro, vi facevo vedere anche prima l'articolo, e noi prendiamo atto comunque di quello che ci ha detto adesso il Presidente. Ecco, perché non dovremmo, no? Perché non dovremmo ascoltarlo? Anzi, lo ascolteremo, e ripeto, ascolteremo pure, se vuole, Scorzoni, che è stato citato, che Scipioni dice è insomma la persona che di più l'ha colpito in questi due anni. E se vuole, insomma, se avremo l'occasione, perché è molto difficile, anche Orfini, insomma, siamo qua, e a sentire poi soprattutto i telespettatori. 06 59 10 285, ripartiamo tra un attimo, ripartiremo con un breve servizio sui camion bar. Questa pare invece finalmente, bisogna dare atto al sindaco, che è una battaglia che è andata a buon fine, insomma, se davvero reggerà e se davvero Marino è riuscito ad allontanare i camion bar dal centro di Roma, è giusto, sarà giusto fargli un grande applauso, ecco, su questo. Poi su altro ci sono ancora grandi critiche, vedi Galli della Loggia, prima firma, una delle prime firme del Corriere della Sera, che non gliele ha mandate a dire. Se volete sapere che cosa, al sindaco seguiteci dopo la pubblicità.